Good morning, Bolin. Un video molto interessante perché non serve, basta riconnettere dei punti e ragionare con la testa. Parlo come da titolo che sta succedendo uno scontro immane. Partiamo dalla notizia di ieri di Trump, che dice: ma no, l'OMS mente, i numeri sono bassissimi, sotto all'1%, e non, si guarisce, la gente si sta a casa, si guarisce, non è niente. Uno dice: vabbè, ma allora guardate il discorso che vi voglio fare, perché questo uno ci pensa e ci arriva. Nessuno l'ha fatto. Vi prego di rifletterci, approfondire, fate le vostre ricerche e se avete cose che supportano ancora di più, me le dite. Atlantismo, euroasiatismo, piramide bicefala. Destra e sinistra nei vari governi che hanno tutte e due un'anima, deve essere una delle, hanno tutte e due le anime. Dove è più forte questa? Dopo ci sono problemi. Dove è più forte questa anima al momento? In questo caso in Italia la sinistra. Ieri Trump ha detto la sinistra porta avanti l'agenda, la loro agenda. Adesso fateci caso. Cina, vabbè, caposaldo al coso euroasiatico, anche se anche lì le anime interne, ma evidentemente ha vinto questa, anche perché è il rappresentante proprio più forte oggi. Una volta era l'Unione Sovietica, oggi è la Cina che rappresenta l'euroasiatismo. Questo parte, dovete rivedere i miei vecchi video sulla piramide bicefala, proprio da quando è nato tutto questo sistema di cose, Babilonia, Enchiti e Enliti. Cioè, detto terra terra, uno vuole portare, guidare l'umanità, che poi i fini sono magari uguali, ma uno in un modo, uno in un altro. Uno, detto terra terra, vuole portare con la dittatura, con la forza. Cioè, si fa così e basta, state a casa e basta. E l'altra la vuole portare con un'illusione di libertà, perché ovviamente ha paura delle ribellioni. Infatti, quando Conte o la Lagarde dicono: oh, gli italiani si stanno a comportare bene, vuol dire che. Adesso seguitemi bene. Andiamo sotto adesso, oltre i paesi ci sono nelle varie nazioni le anime. Guarda caso in Italia, la destra, per esempio Sgarbi, ma il virus è una cavolata, stessa cosa che dice Trump. E guardate adesso ancora di più, andiamo a fare una mappa di tutte le regioni italiane dove il governatore è di sinistra. Cioè la regione, e quelle di destra. Salvini lasciamolo perdere che la Lega è in ibrido, sta mezzo, difatti ha fatto il governo con quello proprio perché è in ibrido, difatti sta, non dice più, invece la destra urla, dal top, Trump, anche la parte politica, Sgarbi, questi qua, fino addirittura ai governatori. Che succede? Andate un po' nelle regioni dove è governata la sinistra, guardate vabbè, lasciamo perdere. In Campania De Luca, anche se sei sano devi stare a casa, andate a casa, andate a casa. Nelle Marche, mia mamma mi dice: io esco tranquillo, non mi dice niente, nessuno, non ci serve nessuno. Qualcuno mi ha detto che a Trieste manca d'obbligo le mascherine, non lo so, non mi ricordo dove. Comunque fatela voi sta mappa e andate a verificare tutte le regioni dove il governatore è di sinistra, sono proprio. Il Vaticano, che ha vinto l'anima di sinistra, gesuiti, sta spingendo pure questo. E difatti si dice la Svizzera e il Belgio, che sono i loro caposaldi, sono caposaldi gesuiti questi. E mo dice che i casi più tosti sono in Belgio e nella Svizzera. Quindi chi ha un'anima alla prevalenza al momento di anima di sinistra, oppure questi caposaldi, sta a fare una strage con questo fake di coronavirus che Trump chiama agenda, portano avanti la loro agenda. Io sono apolitico, attenzione, non mi interessa dire, sappiamo di essere sinistri, vi ho detto, sono due bei, vi ho spiegato più o meno, ma andiamo a verificare e a sto punto torniamo a quel video che l'Agenzia di Stampa Italiana mi riprese proprio le parole. Impariamo a danzare tra le due. E quando una è in verità, ci dobbiamo schierare con questa. Guardate che se finiamo sotto ai cinesi, ci
cinesi per dire che questo, alla fine qui non voglio fare politica, non mi interessa, ma se in questo caso ci siamo ritrovati che questi stanno di qua, vabbè, se fosse stato l'inverso, non, qua non ci deve mai mettere l'ideologia, mi raccomando, anche perché sono cadute le ideologie, non mi dite che ancora state comunismo, di fascismo, di destra, di sinistra. Andiamo a fare questa analisi, tutti, questi di sinistra hanno sempre più o meno in mano tutti questi... questi della televisione, dello spettacolo, tutti di stata a casa. Quando voi vedete quelli famosi che dicono stata a casa, è venduto. E lo dice perché... ecco. E, ma anche, lo so, come si chiama, Bloomberg a New York, no, c'ho il coronavirus, Zingaretti, c'ho il coronavirus. Ma vi rendete conto come ritorna tutto perfetto? Portano avanti un'agenda agghiacciante che se gli riesce... alla fine, in poche parole, se mo non rivince Trump, o comunque, no Trump, scusate, non mi frega niente Trump, se non rivincono i repubblicani, alla fine, allora voi vi dovete chiedere, in Germania non c'è uno con la mascherina? Io possiamo andare in giro in 100 tutti abbracciati, baciandoci, non esiste, a Londra uguale, a Parigi uguale. Non esiste niente, voi siete dentro un allucinante. Se tutto il mondo fosse così, allora uno dice, ma voi italiani, no voi italiani, pure io sono italiano, nel senso che residete, io sto fuori, sto a Berlino, voi italiani che siete in Italia, dovete rendervi conto che solo voi state messi così. Wuhan, inutile, gli americani hanno portato il virus, ma che virus? Quale virus ha portato gli americani? Si ha fatto tutta una sola da soli. Mandavano in giro volutamente le cose delle esercitazioni per facevano vedere che erano vere, come ti fermi. Ma oddio, guardate che succede a Wuhan. Allora andiamo un po' a questo scontro geopolitico immane e guarda che noi stiamo là in mezzo l'umanità. Dove sta l'anima e hanno vinto le elezioni o cose? Addirittura abbiamo fatto il patto con la Cina della seta, bam, vai a vedere le regioni, oh porca miseria, dove ci stanno le cose assurde e ci sta il governatore di sinistra, o il sindaco, guarda Napoli, guarda Roma, e guarda le altre città, guarda, sto dicendo a San Benedetto del Tronto, Giuliano, esci, vai a fare una camminata al mare, puoi correre al mare, non servono le auto, dove stai andando? Non rimango, ti fermo per dove stai andando. Puoi uscire, c'è poca gente, nessuno ti dice niente. In alcune regioni non manco l'obbligo di mascherina, ma ieri l'ho saputo. Vabbè, ma questa è una cosa che è veramente paurosa. Non le mascherine, questo discorso di destra e sinistra. Guardate i paesi. L'Inghilterra, il premier ha detto qua... noi non fermiamo niente, ve lo potete scordare. Però c'è sempre l'anima di sinistra in ogni paese. Per esempio qua in Germania devi dargli, prendono delle posizioni, a un certo punto di trovare sono cose, è sempre fatto così per qualunque problema. Ecco perché, vabbè, chiudono le scuole qua in Germania. Ma le scuole qua in Germania che le chiude? Una settimana anticipata, fra poco gli toccano 2 settimane di Pasqua. Mo le mischia là dentro facendo finta, ma noi 2 o 4 settimane che abbiamo la scuola chiusa, è vero, sono tutte palliativi perché per dare qualcosa, non esiste. Il popolo italiano, fate girare, non il mio video, questo pezzo che sto appena per dire, solo voi state messi così. E qualcuno poi, vabbè, qui tocchiamo proprio l'assurdo, mi dice perché voi non fate i tamponi? Quindi siamo tutti malati di coronavirus, però la gente non casca per terra o si ammala come mosche, siamo tutti sani senza fare i tamponi, nessuno si ammala e non portiamo la mascherina, quindi non è questione di fare i tamponi. Certo che veramente ve le mette proprio, spero che ve le metti in mente voi abboccate, che non le partorite voi queste idee, e qui noi siamo tutti qua perché siamo irresponsabili, non facciamo i tamponi. Allora approfondiamo questo, tutta la destra dal top, passatemi il termine, dagli Stati Uniti, paese che rappresenta, anche se ha 2 anime, se avesse vinto la Clinton, oddio, era la fine, e io lo sapevo, meno male,
Quindi dal top, cosa? Che ridicolo, l'1% non è vero, cosa? Comincio a vedere i paesi proprio, governati dalla sinistra. Cominciate a vedere i parlamentari di destra, i giornali di destra. Questo virus non è sì, una cazzata, basta, smettete. Comincia a vedere i governatori delle regioni. Tranquillo, il governatore dove sta quello? Andate a casa, non puoi uscire. C'è uno scontro pauroso, ma non, la prima cosa che devono fare prima di scontrarsi è fare in modo che il popolo non si accorga di questo. E poi si possono lottare. Il primo che per lottare l'altro sbugiarda tutto e fa scoprire le cose è morto veramente. Nel senso, sono regole. Quindi sono società segrete che influiscono il paese, in questo caso quelle di sinistra, passatemi il termine ottocentesco, sinistra e destra. Diciamo, mi piace più dire atlantiste e eurasiatiche, se vi fa piacere. Marittime e terrestri, c'è il mio video, c'è tutto scritto. Menestrelli. Mannaggia, vedetemi i miei video a riguardo di questa bicefala. Quindi, vi rendete conto? Stanno portando avanti un'agenda contro ogni regola, contro ogni cosa. Hanno sferrato un attacco. Ho detto: noi partiamo e facciamo così. Non ce ne frega un cazzo. La Cina gli dà una mano in tutto, e i paesi lo so. Così è. È qualcosa di allucinante. Fate un approfondimento sui paesi dove l'anima di sinistra non primeggia e vedete che il coronavirus non c'è. Qualcosa per forza, perché hanno, o tutti i paesi hanno due, pure la Cina ha l'anima più capitalistica che lotta dentro, ma è in minoranza, lì proprio non può. Però può succedere di tutto, come può succedere che vince la Clinton o la i democratici. E quindi mi raccomando, fate un approfondimento, mappate tutto, i governatori, le situazioni, e confrontatelo con questo schieramento. A Roma non si vede niente, la Raggi. Guardate, non sto scherzando, è importantissimo questo video. Io non dico di farlo girare per fare video, a me non mi interessa, non ci mancano utilizzazioni. Riprendetelo sto concetto, approfonditelo e divulgatelo. Non fa niente se me lo rubate. Guardate, qui ci dobbiamo dare un altro modo. Basta con queste competizioni, queste cose. Approfondite questo perché è agghiacciante. Proprio rimani così, dici, oddio, io ho fatto un approfondimento, oggi mi è venuto un flash, ho capito, ho detto, porca miseria. È incredibile. Ok, ragazzi. Mi raccomando, alzate i vessilli che intanto cominciamo a tessere una tela qua. Speriamo che rimane sta lotta, che se non rimangono paesi liberi. Cioè, voi vi rendete conto? Se un italiano riesce a partire, poi io voglio ci stanno per la Germania, riesce a partire, va in Germania, in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, è uscito dall'incubo. Ma questo non significa scappare, cioè, vabbè, ovviamente. Però mi raccomando, questa è una farsa di guerra geopolitica. Dove stanno questi? Portano avanti sta gente. Dove arriviamo? Fra poco lo vogliono mappare con la tecnologia che vi dicevo. Aumentate la ministra delle telecomunicazioni, muovetevi con 5G alle ditte di telecomunicazione, perché dobbiamo gestire meglio, perché così serve. Se con l'elettronica serve una pattuglia a tutta Roma. Perché? Perché come esci di casa, faccio un esempio, ti suona l'allarme e arriva la pattuglia. Tutto monitorato al computer, che sia con i telefoni glass, con i microchip, quello. Comunque vediamo come si sviluppa, ma mi raccomando, perché a sto punto ci dobbiamo schierare. In questo caso, poi mica forever, ovviamente, perché ripeto, sono sempre due bestie, ma in questo caso, e poi sentite, io preferisco continuare a stare sotto un dominio, per quanto schifoso, americano, anche culturale, anche passato il termine religioso nel senso culturale, a sta sotto gli americani, a sta sotto a sti rettili dei cinesi, ma ve lo dico, compresi questi che stanno, dei gravitano. Anyway, ognuno facesse le proprie deduzioni. See you later, alligator.